CIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand della Magex SRL, un'azienda italiana presente ormai in tutti e cinque i continenti del mondo con i distributori automatici di grande evoluzione. Siamo qui con Mauro Maule, il CEO, l'amministratore delegato dell'azienda che è anche un eccellente general manager. Mauro, è un grande piacere presentarti anche qui nel corso di CIGEP 2023. Grazie Fabio, troppo gentile. Beh, la verità, tu hai messo su questa azienda qualche anno fa in modo molto timido, da lavoratore vicentino, come si dice, e poi un po' alla volta, un po' con la famiglia, un po' con i collaboratori, l'azienda è cresciuta, l'espansione è stata eccellente, si è riuscito a ramificare la sezione commerciale davvero in tutti e cinque i continenti e oggi sei in vetta tra i produttori italiani di automatismi per la distribuzione automatica. Sì, tra l'altro quest'anno faremo i 25 anni di Magex, siamo partiti 25 anni fa, passo passo, adesso siamo ancora qui e stiamo crescendo. Ecco, diciamo un po' come si dice per la Microsoft, in uno sgabuzzino. Sì, no, non in uno sgabuzzino, proprio in un garage, nel nostro garage, siamo partiti in due in garage. Ecco, allora rispettiamo la tradizione così come Apple, così come Microsoft, piano piano, beh, e la storia è quella? Sì, la storia è quella, però stiamo un po' coi piedi per terra. E allora vediamo che cosa siete venuti a presentare qui a CIGEP in questa fiera annuale della gelateria, della pasticceria, della cioccolata e del caffè. Sì, qui siamo venuti, è la prima volta che veniamo in questa fiera, siamo venuti a portare i nostri fiori all'occhiello, tra cui la nostra macchina per i surgelati, gelati, che lavora a meno 25 gradi. È una macchina innovativa che funziona 24 ore su 24. Abbiamo voluto far vedere ai clienti, ai produttori del gelato, una nuova opportunità di business e incontrare nuovi partner interessati poi a distribuire questo prodotto. In che modo questa macchina si lega all'offerta Horeca e quella che vedete alle mie spalle, ma che avete visto nei dettagli negli ultimi istanti? E in che modo dunque questa macchina si integra con l'offerta Horeca? Allora, questa macchina ha una particolarità che monta il nostro sistema brevettato, quindi può erogare qualsiasi prodotto. Fate mente come fosse una macchina che è un scaffale dove tu metti tutti i prodotti che vuoi e poi li configuri veramente in due minuti. Quindi non hai neanche la problematica di capire viene erogato o non viene erogato. Quello che ci sta sullo scaffale viene erogato dalla macchina. Questo dà la possibilità ai produttori di poter vendere anche il loro proprio prodotto artigianale. Quindi noi abbiamo ad esempio una gelateria in Sardegna dove producono tutti i gelati artigianali di forme diverse, giorno per giorno diverso, e viene venduto in automatico col distributore. Diciamo anche che questo non è molto evidenziato, che la macchina dispone di un proprio software, diciamo proprio nel senso di proprietario, che comunica a distanza col proprietario della macchina. Sì, tra l'altro questa macchina usufruisce dell'agevolazione Industria 4.0, ed è una macchina che comunica con un cloud proprietario che noi utilizziamo per tutto il mondo, molto sicuro, il server è in Francia sul server OVH, e uno da qualsiasi dispositivo che ha a disposizione, dal cellulare all'iPad o al computer, accede a tutti i dati della macchina, allo stock, la macchina gli manda l'informazione sullo sottoscorta, può impostare date di scadenza, bonus, QR code di promozione e tantissime altre cose che ci vorrebbe un'ora per spiegarle. Ecco, io mi sono sforzato di andartelo a ricordare perché
per te è tutto normale, avete lavorato tantissimo per creare questo gioiellino anche in ambito gestionale, che comunica a distanza, può essere addirittura pilotata attraverso il controllo remoto, però appunto per voi è diventato talmente normale che andare poi a raccontarlo insomma sfugge sempre. Diciamo poi qual è l'altra macchina che state presentando, che è presente alla tua destra. Sì, allora la macchina è la nostra Easy 14, che ha avuto un grandissimo successo specialmente negli Stati Uniti. Qui la presentiamo nella versione low consuming, è una macchina sviluppata per consumare pochissimo di energia elettrica. Noi dal primo paragone che abbiamo, se il distributore normale consumava 100, questo consuma 35. Adesso in fase di certificazione proprio per il basso consumo energetico e ha tutte le caratteristiche dell'altro distributore, quindi permette di vendere anche questo qualsiasi cosa, sempre con l'integrazione al cloud, quindi a tutte quelle informazioni, a tutti quei servizi che per noi, come dici, sono normali, però sono veramente completi su tutto. Allora, diciamo che in definitiva la proposta è quella di andare a inserire dei macchinari che mettono gli esercenti nelle condizioni di poter vendere anche nelle giornate di chiusura, anche a meno 25 gradi, anche in formati, fra virgolette, considerati quasi impossibili. Mi sbaglio? No, è vero, e tra l'altro possono essere abbinate anche alle vetrine Box Max per la consegna fuori orario oppure proprio per la vendita di prodotti particolari. Quindi se una pasticceria gli arriva l'ordine del vassoio, della torta particolare, con questa macchina si può vendere anche la torta, anche di un'altezza importante. Oppure a fine giornata mi rimane il prodotto in pasticceria, posso mettere i vassoi o le torte che mi rimangono in questa macchina e fare la vendita notturna o la vendita nel weekend. Tanta roba, insomma. E allora Mauro, diamo a tutti loro un indirizzo email a cui poter scrivere per mettersi in contatto con voi, chiedere maggiori informazioni e chissà iniziare una trattativa commerciale che potrebbe far diventare loro vostri clienti. Allora, il nostro indirizzo email è info@magex.it. Oppure potete andare su www.magex.it dove trovate tutte le informazioni. È arrivato il momento di andare a guardare un po' più in profondità le macchine. Ve ne faremo sapere sicuramente altro attraverso orecanews.it. Mauro, grazie. Grazie a te Fabio e buona giornata e buona continuazione.